Discutere dell'importanza delle zone verdi presenti nella città di Bari e cominciare a progettare la realizzazione di nuove. Si è parlato di questo nell'incontro intitolato Dalle aree verdi al sistema parco, tenutosi nella sede della Giusta Causa in corso Vittorio Emanuele. Durante l'evento, esperti del settore e cittadini si sono potuti confrontare sulla necessità di aumentare le cosiddette zone green nel capoluogo pugliese. I numeri, infatti, evidenziano come la quantità di parchi e aree verdi nel tessuto urbano di Bari siano ben al di sotto della media nazionale. I cittadini baresi infatti dispongono solo di 4,7 metri quadrati a testa di verde urbano rispetto ai 9 indicati dallo standard previsto per legge e dalla media nazionale che si attesta addirittura sui 33 metri quadrati. Un miglioramento è stato registrato tra il 2019 e il 2021 grazie alla realizzazione di nuovi giardini che hanno aumentato del 3% la presenza del verde urbano nella città. La piantumazione di nuovi alberi nelle zone idonee potrebbe essere dunque un tema fondamentale per la città di Bari, come evidenziato dal candidato sindaco Michele Laforgia. C'è la necessità di farla diventare più verde, non è soltanto un problema di arredo urbano, è un problema di qualità della vita, è un problema di emergenze climatiche. Bari deve cambiare completamente da questo punto di vista e c'è bisogno non solo di un'azione importante del comune, perché noi dobbiamo realizzare parchi veri e propri, quelli che chiamiamo parchi in realtà non sono parchi, ma anche riuscire a costruire un rapporto con la cittadinanza per cui la cura e la gestione del verde devono essere rimessi agli stessi cittadini. Non basta soltanto l'azione dell'amministrazione, ci vuole un cambiamento vero da questo punto di vista. Grazie.